i migliori cinema in 3D. Come stai, grande avvocato? Tutto a posto? Ti chiamo perché ho un problemino legale. Pronto? Mi senti? Mi stai sentendo? Ah, bene, ascolta. Voglio sapere a cosa vado incontro se altero un documento. No, forse non hai capito. Cerco di essere più preciso. Io, per volontà della mia legittima sposa, quindi non di mia iniziativa, ho alterato i risultati di certe analisi sul DNA. Ho detto che ho alterato i risultati dell'analisi di un DNA, capito? Di chi? Accidenti! Come sei diventato curioso, avvocato? Di certi gemelli plurimiliardari. Vuoi sapere tutto? Va bene, la famiglia Fritzenwalden. Fritzenwalden, la famiglia Fritzenwalden! Ho contraffatto il test perché non risultasse un altro gemello con cui dividere un'eredità. Va bene, non importa, non importa. Senti, che cosa ti può succedere? Scusami, dicevi? Che succede? Lorenzo è complice di quelle streghe, ora mi sente... Ferma, ferma, Flor, vedi, non possiamo farci vedere. Perché non possiamo? Perché no, perché dobbiamo agire con cautela. Che importanza ha? È evidente, ci ha mentito. Sì, hai ragione, ora mi sente. No, no, aspetta. Vieni qui, ma sei impazzito? Predichi bene e razzoli male. Seguiamo quelle streghe. No. Dobbiamo scoprire dove vanno. Avrò avuto le traveggole. Oh. Accidenti, Massimo, per un pelo. Le fate già hanno assistiti. Avanti, seguimi. Niente. Giù a terra. Quante smancerie! Era necessario avvicinarsi così tanto. Voglio sentire cosa stanno dicendo. Se lo prendo, Flor, ti garantisco che io lo... Massimo, fermo, sta tranquillo. Respira profondamente e ricorda quello che hai detto prima. No, adesso mi sento. Ferma, ferma, Flor, fermati. Ma dove vai? No, no, non picchiarmi, dammi un bacio. No, no, non mi sembra il caso. No, dai, dammi un bacio. Faccia, che hai fatto? Hai visto un fantasma? Che ti prende? No, no, niente. I ragazzi come se la cavano? Va tutto bene? Sì, ma tutto bene. Hanno rotto una cornice, niente di grave. Senti, faccia, io sto bene con Maria e a dire il vero sì, Franco, non voglio... Sì, Franco, non c'è bisogno, davvero, è tutto chiaro. Non c'è nessun problema, ora devo andare. Lo sapevo. Stavolta sono fritto. Fritto, cavoli. E tu? Che ci fai qui? Da quanto sei qui? Molto poco, pochissimo. Ma cosa ti prende? Guarda, te lo dico, io non ho colpe, è stata mala, la mia obbligato con la forza. Ma che dici? Di che parli? No. Ah, di che parlo? Sì, di che parli? Quindi non sai niente. Di cosa? Ah? No, sì, no, stavo recitando una poesia di Walt Whitman. Se non sai niente, me ne vado mantenente. Niente. Massimo, non ci devono sfuggire. Sì, secondo me dovremmo affidarci ai servizi segreti del Cricoragan. Che cosa ridicola, i servizi segreti? Possiamo farcela da soli, dobbiamo fargliela pagare. Già, ben detto, non ci posso credere. Già, infatti, ma passare per... Guarda, sono lì, vieni qui dietro. Di sicuro Delfino starà organizzando il suo prossimo piano diabolico. E tu, come al tuo solito, credile, mi raccomando, Massimo. No, 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 non ci posso credere. Non posso credere che Delfina sia tanto perversa. Ti avevo avvertito, è una strega. Ma ovviamente finché non l'hai visto con i tuoi occhi è difficile da credere, ammetterai. Difficile? Quella è capace di tutto e mi avresti dovuto credere. Non è che non credevo a te, non credevo fosse possibile. Non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere. Bene, perfetto, e lo dici a me. Quante volte ti ho detto che Lorenzo era un impostore? Ma tu ti fidavi di lui, ti non fidavi, giusto? Non vuoi paragonare quella strega di Delfina con il povero Lorenzo. Di sicuro è lei. Ah, ma senti, lo vedi, lo stai difendendo. Nonostante sai che è complice di Delfina, lo difendi. Chi è il cioè? Bella questa. Peccato per noi che se ne stiano andando. No, non ci credo. Accidenti, accidenti! Sai una cosa? Sono proprio stufa di sentirti. Anch'io. Me ne vado, ciao. Ciao! Oh, Massimo, perdonami, no, no, non volevo. No, scusa tu, scusami, amore. Beh. Flor, perdonami. Noi non dobbiamo litigare. Cerchiamo di trovare una soluzione, piuttosto. Sì, d'accordo, allora facciamo così. Sì. Chiama tua madre e chiedile se sa qualcosa che ci possa aiutare. Che bella, che sei sul serio. Sei uno splendore. E avrai Dai. Una fantastica sorpresa per il tuo compleanno. Beh, manca ancora un pochino. Un giorno. Vuoi un anticipo? Forse. Ti accontento. Dai, basta. Ma ti sembra Guarda il momento che, se mi picchi, te ne do un altro, Allora, avete fatto pace o no? Sì, anche se è ancora un po' insicuro per via di Franco.
Mi ha domandato che farei se Franco non fosse mio cugino. E che cosa gli hai detto? Che cosa vuoi che gli abbia detto? Se gli dico la verità, lo uccido. Insomma, parla, cosa gli hai detto? Beh, la risposta è ovvia. Dato che Franco è mio cugino, non posso pensare a quello che farei, perché Franco è mio cugino. Ok, ok, senti, a me solo la verità, nient'altro che la verità. Ora ascolta il tuo cuore. Se Franco non fosse tuo cugino, che faresti? Tu che cosa dici? Staremmo insieme e niente di tutto questo sarebbe successo. Lo sapevo, sapevo che faccia per te era solo un amico, lo sapevo. Ma un attimo, io gli voglio bene, voglio stare con lui perché è un bravo ragazzo. Certo, portiamo le bibite. Grazie. Sì, pronto. Mamma, quando senti questo messaggio, chiamami, è urgente. No, non dirle che è urgente, altrimenti la farei preoccupare. D'accordo, chiamami quando puoi. Beh, così adesso mi sembra eccessivo. Che ci chiami, diretto e... Insomma, mamma, chiamami, ciao. Ma ti sembra il modo di parlare a tua madre? Un po' di delicatezza. Dobbiamo fare molta attenzione. Ricorda cosa ha detto l'avvocato. Non possiamo fare passi falsi. Dobbiamo fare attenzione. Basta un passo falso e il nostro piano va a monte. La migliore difesa è l'attacco, quindi noi dovremmo... Dovremmo? Dovremmo... Insomma, non lo so, aiutatemi, pensate anche voi. Dobbiamo sorprenderli con le mani in pasta. No, ancora meglio con le dita nella marmellata. No, mi correggo mentre si stanno leccando le dita. No. Invece di stare zitto, perché non proponi qualcosa? Prove di adulterio. Dobbiamo riuscire a sorprenderli mentre si stanno baciando. Ma certo, è facilissimo. Ma credi forse che quei due siano talmente ingenui da baciarsi ad ogni angolo? Sei fuori di testa, tesoro. Dobbiamo escogitare un piano. Insomma, che cosa facciamo? Beh, vediamo. Tu ci sono. Devi entrare in quella casa. Dobbiamo coglierli sul fatto. Com'è che si dice col topo in bocca? Sì, ma come facciamo a far venire Lorenzo a casa? Insomma, nella tana del lupo. Non devi farti scoprire, dobbiamo stare attenti. Oh, come facciamo? Avanti. Ci sono. Tieni. Pronto? Flor. Lorenzo, tesoro, non puoi sapere quanta voglia ho di rivederti. Perché non mi passi a trovare? Sì, certo, perché no? Quando vuoi, oggi stesso, se va bene. Perfetto, un bacio grande, a tra poco, ciao. Missione compiuta. Volevate che entrassi in quella casa? Sì, sì? Flor mi ha appena invitato. Oh, ingenuo. Che lo show abbia inizio. Ora che Flor è qui e Massimo sa che le streghe hanno mentito, dobbiamo passare alla fase 2, cacciarle. Non si può, perché Delfina è la nostra tutrice e può fare ciò che vuole con noi. Quindi prima dobbiamo sapere come difenderci. La migliore difesa è l'attacco, ragazzi, dobbiamo prevenirle. Tanto non abbiamo paura di loro, giusto? Giusto. E poi in qualche modo dovremo pur difenderci, o no? È così, Lautaro. Quella non era nostra madre. Capisco. E non hai nessun'altra notizia? No, nessuna, niente. Una pista ce l'hai, perché non parli di nuovo con l'ostetrica? Per te è facile parlare, se vuoi vederci chiaro vieni qui invece di scappare in Europa. Ma se sono stato io a dirti di indagare, senti. Io mi sono allontanato per poter valutare meglio la situazione. E io non voglio indagare su niente, se ci tieni a sapere pensaci da solo. A me basterebbe solo capire chi sono. Ehi, adesso calmati, Nico. Noi già lo sappiamo chi sei, sei nostro fratello, chiaro? Su noi potrai contare sempre. Sì, Nico, ti vogliamo un mondo di bene. E non vogliamo che tu soffra. Per qualsiasi cosa noi siamo già, qui. Non voglio rattristarvi con i miei problemi. Ce ne sono già abbastanza in questa casa. Non mi sembra il caso di aggiungerne altri. Stammi a sentire. I tuoi problemi sono anche i nostri, ok? E poi chiunque si sentirebbe come te dopo ciò che ha fatto quella strega, Tranquillo. Studieremo un piano per renderle innocue, vero? Sì. Dobbiamo rendergli la vita un inferno finché non se ne andranno. Già, esatto. Sì. Guerra alle streghe. Guerra, 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 Mi raccomando che ognuno faccia la sua parte. Dunque, certo. Ripassiamo il piano. Quando Greta ed Evaristo staccano la luce, Flor, tu porti in cantina Lorenzo e io Delfina. Perfetto, è tutto chiaro? Greta, tu, mi raccomando, tieni le orecchie aperte e gli occhi spalancati. Qualsiasi informazione può esserci di aiuto. Ya, 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 io starò attenta con antenne dritte. Noi invece potremmo fare qualcosa per provocarli, per fargli commettere qualche errore. Così voi li incastrate, che è un'ottima idea. No, ragazzi, ve ne abbiamo parlato solo per non spaventarvi quando staccheremo la luce. Ho capito. Esatto. Ragazzi, ha ragione, è meglio che non facciate niente, grazie, ok? Flor. No, già, no, niente, meglio di no. Oggi caceremo quelle streghe una volta per tutte. Forza. Tutti per uno e uno per tutti.
Io deve cucinare anatro all'arancio, perdonare. Così prepariamo l'anatro. Noi vi diamo una mano, ragazzi, forza. Io invece sono qui a sistemare la casa perché sia bella, pulita e in ordine la gente. Oh, che brava. Noi siamo andate al cinema, sì. Vero tesoro? Che bello. Abbiamo visto un film bellissimo, ti racconto la trama. Parlava di una ragazzaccia che rubava il marito alla sorella e la moglie abbandonata per vendicarsi gli rendeva la vita un inferno. È terribile. Una vendetta con i fiocchi. Sarà meglio non farla apparire. Lorenzo, benvenuto. Che ci fa Lorenzo in questa casa? Potrei sapere perché sei venuto a casa mia? Mi ha invitato Flo. Sì, non ha importanza, tu non puoi entrare in questa casa, è chiaro? Io posso invitare chiunque voglia. Quest'uomo è un impostore, un ladro. L'ho cacciato da questa casa e non intendo farcelo rientrare. Non ne hai nessuna prova, mi hai accusato. Ah, io ti ho accusato giustamente. Non c'è cosa da dire. Tu sì che hai un cuore d'oro, sei una persona valida e nobile. E chiudetela questa porta, no? Chiudetela, meglio se me ne vado in cucina. Tutto procede secondo i piani. Ora abbiamo il nostro infiltrato nella casa. Ti chiamo dopo. Ecco le traditrici. Ma io mi so tutelare, voi non mi distruggerete. Sono un tipo molto astuto. Stupido, taci. Cos'è che stai combinando? Dov'eri? Avanti, basta. Adesso statemi a sentire. Li dobbiamo distruggere. Quindi tu stacchi la luce. E tu invece vieni con me. Forza. Sì, certo. Andiamo. Che cosa? Sì, certo. Forza. Olivia. Oh, scusami, non credevo che... Tranquillo. Volevo parlare un attimo con te. Vedi, ho incontrato Faccia e è molto preoccupato. Voleva sapere se tra noi... Sì, sapevo che sarebbe venuto a parlarti. Sì, ci ho parlato e mi è sembrato un po' paranoico, non so. Io gliel'ho detto, Franco, che tra di noi non c'è niente. Già, anch'io gliel'ho detto, ma... Ma cosa? Perché non te ne sei accorta, Olivia? La verità è che c'è come qualcosa tra noi, è inutile negarlo, non senti che... Prima o poi svanirà, Franco, ognuno farà la sua vita e vedrai che col tempo passerà. No, no, Olivia, aspetta. Non prendiamoci in giro. Abbiamo provato a dimenticarci, ma non ci siamo riusciti. Quello che c'è tra noi non potrà mai finire, non te ne rendi conto? Deve finire per forza, Franco, perché così noi impazziremo. Io non capisco più niente. Io nemmeno. Dobbiamo fare qualcosa, Franco, qualsiasi cosa. Ma questa storia deve finire, per favore. Ok, tu non preoccuparti, Olivia. Ci penserò io, vedrai. Non voglio più vederti soffrire così. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí. Porque tu corazón vivirá siempre. Forza! Su, Evarista, tu staccare luce e casa! Greta, un tempo, quando ero un giovincello, c'erano spesso degli sfalci di corrente. Oh, se n'è andata la luce! Oh, che strano essere! Com'è successo? Oh, che meraviglia! Ma che orrore! Com'è stato? Che tragedia! Già, che orribile tragedia, vero? Cercherò di aggiustare le cose. Certo! Sì! Sarà saltata in tutto il quartiere o solo qui? Non lo so, quando si tratta di corrente non si può mai sapere. No. Bisognerebbe vedere, ma senza luce. Effetti, beh, è sempre un mistero. Che strano che è saltata questa. La luce, sì. Sì, beh, visto che ci sono, vado a vedere che cosa è successo. No, fermo, resta qui, vado io. No, è buio, potresti farti male. Va bene, male. Ma... Accidenti. Lorenzo! Tutto ok? Aspetta qui, non ti muovere. E controlla bene tutto, mi raccomando. Certo, forza, muoviti, Bonilla! Mamma ha già staccato la luce, tieni, prendi la macchina fotografica. Sì, ma c'è un problema, non si vede niente. È proprio questo il punto. Quale? Siccome è buio, Massimo e Flor non si nasconderanno, è tutto chiaro? Sì, sì, ma non si vede niente, Delfina. No, non è possibile, non voglio crederci. È possibile che non ci arrivi? Eh? Approfitteranno della situazione, faranno gli smorfiosi. Ah, non vedo, amore, ho paura, stringimi, dammi un bacio. Per me sei come una figlia. Allora sei stupido. Ah. Stavo solo imitando Flor con Massimo, non ci stavo provando con te, Bonilla, ascolta. Okay. Dobbiamo fotografarli insieme. Sì, ma non si vede. Eccoci sono. Che c'è? Approfitteremo del buio. Che bello. Bravo, Bonilla, bravo, eccellente. Lo so, ok, grazie. Ora quando li incontri... L'immortale, ok? Sì, tranquilla, bravo. Mi raccomando. Bene. Florenta, camera sua. Massimo, dov'è? Bisogna portarlo lì. Bene. Ok, perfetto. Tutto chiaro? Sì, certo. Bene. Chi c'è? No.
Però in fondo noi non stavamo facendo niente di male in quel momento. Chi c'è? Se c'è... Flo! Massimo! Ho fatto scendere Lorenzo in cantina con la scusa di andare a controllare il generatore. Ora devi farci andare anche Delfina ed Pat, ok? Io invece vado un attimo in bagno. Perché? Flor, aspetta! Fermi dove siete! Finalmente! 1, 2, 3, 4. Rammollito! Scusa, ti viene in come mente ti permetti di fotografare chi fa in bagno? No, lasciatemi spiegare. Ecco, avanti, spiegaci. Ho comprato questa macchina fotografica e la stavo provando. Certo, e tu, Lorenzo, che ci fai al bagno con Delfina? Con chi? Delfina? Già, che ci facevi? No. Sentiamo. Stavo cercando di arrivare in cantina e mi sono perso. Tutto qui. E tu, Delfina, che scusa hai? Entro in bagno e chiudo la porta, sono lì per me, avete capito, no? Quando... Pum! Ma insomma, la smetti? Sì, scusa. Apri la porta, Lorenzo, questo maleducato. Veramente io? A bussare, io stavo cercando. Cioè, non credevo certo che. Cosa facevate? Dentro il bagno? Sì, facevamo. Dovevo fare pipì, ma per mia sfortuna era affollato. Sembrava di essere in un bagno turco con gente che andava avanti e indietro. Cosa? Sì. Tu, che io stavo cercando dei fusibili, non si può? Ah, tu i fusibili li tieni in bagno. Caragan, mio caro, li mettiamo in bagno. Sapevo, i fusibili. Scusa, Lorenzo, e anche le uova, le tenete lì. A cercare di risolvere il problema. Vai, adesso dice a lui che è tuo ospite, perché non lo chiedi a Massimo che è l'uomo di casa? Beh, se lui, perfetto, ci vado io, nessun problema, nessuno, ora vai. Forza, vai. Ma se lui non sa dove... Dov'è il contatore generale? Beh, allora accompagnalo, se lui non lo sa, perché non ci andate insieme. Sì, è possibile. Bene, allora Lorenzo va in camera mia e aspettami lì. E tu accompagnalo, non vorrei si perdere se finisse nell'altro bagno. No, 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 va bene. Non voglio più vederti in questa casa, chiaro? Sì, chiaro. Volete una copia del... maledetta macchina fotografica? Ah! Non credevo sarebbero arrivati a tanto. No, io non ce la faccio, me ne vado. Ferma, aspetta, dove vai, Maria? Cosa dovrei aspettare? Lo vuoi capire o no che siamo due poveri illusi? Che succede? C'era faccia, di sicuro ci ha visti, Olivia. Oh no, non ci posso credere. Ora penserà di tutto, lo sai? Franco, è sempre la stessa storia che si Olivia, ripete. Ok, ora calmati. Lo raggiungo e gli dico tutta la verità. No, Franco, no. Fermati. Vado io. Via libera, non c'è nessuno. Dovevamo per forza fare qualcosa. Non è molto complesso, ma funziona, eh? E come? Ma siete proprio sicuri di quello che state facendo? Smettila, Nico, giusto. Tranquillo, non si arrabbieranno. Ora vieni qua e sta zitto, ok? Pronto. Eccomi. Ah, tieni. Quanto pesa. Ecco. Dai, che stanno arrivando, veloce! Un secondo, ci siamo quasi. Fatto. Nico, sì. Sai già cosa devi fare, vero? Sì. Quando le streghe ci inseguiranno, tu filmerai tu. Sì, sono prontissimo. Tutto chiaro, Martin. Accidentaccio! Mi ha vomitato addosso un dinosauro! No! Questo vestito ti starà uno schianto, sarai assolutamente fashion. Va bene, grazie. Valentina. Olivia, ciao! Hai visto faccia? No, deve essere dentro, credo. Perché lo cerchi? Vuoi che gli dica qualcosa? Sì, che lo sto cercando. Ok, e che gli mandi un bacio, ti manca niente? Va bene, solo che lo stai cercando. Sì, ti ringrazio. Vi ho visto, Olivia. La vuoi smettere o no di ronzare attorno a tuo cugino? No, Maria, non è non, come non credi, ti assicuro. Sarò piccola, ma non sono ingenua. Io, Franco, lo amo davvero, Olivia. E quando sono innamorata, non hai idea di che cosa sono capace di fare. Vediamo un po'. Ah, quanto è dura! Io non, eh sì, non questi oggetti sono con calma e barista. Avere tutto il tempo a tua disposizione. Beh, niente da fare, vediamo, lascia fare a me. Magari ci riesco, dai. Tenga. Sono un'esperta in materia, stia attenta, quanto però, meno un po' di te ne capisco, questo è certo. Non si può attento, che fai, cadi? Così buio, oh, finalmente, qui. Meno niente. Male che siete arrivati, perché noi non sappiamo cosa dobbiamo fare, ma voi sì. Ma veramente? Ma certo, sono un ingegnere elettrotecnico. Vieni, avanti, venite con me. Ci penso io adesso. Vuoi stare tranquilla, ci penso Cavo rosso, cavo verde, cavo blu.
allora. Sì, Evaristo, 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 ora va in camera di Flora e fa quello che devi fare. Sì, sì, signore. Perfetto, vai. Grazie, Evaristo. Scusate, è pericolosa. Fate attenzione. Tranquilla. Greta! Bene, allora, vediamo di che si tratta. Cosa può essere? Attento, attento, non toccare quei cavi. Bene, dobbiamo solo aspettare che Evaristo arrivi in camera mia e faccia il suo dovere. Massimo, piantala. Non rispondi? A rispondere a cosa? Al telefono, sta squillando. Il telefono sta squillando, non me ne ero accorto. Ci penso io. Ci pensi tu? Sì. Sì, pronto? Mamma, davvero, no, scusami, non sapevo che lì fosse notte fonda, scusami. Sì, ecco, avrei una notizia da darti. Mi sono separato da Delfina. E luce fu. Pacia, guarda qui che ho per te. È un affare. Che cosa vuoi? No, non voglio niente, Bata, ti ringrazio. No, qualcosa devi volere perché sono cose a cui sono affezionato. E non potendo portarmi tutto in Brasile, voglio lasciarle a chi ama, ai miei amici. Ti posso fare una confessione? Io non ci voglio andare in Brasile. Non so perché ci vado, ma non vorrei. Per amore ci vai. Per amore. Una scusa ottima, direi. È vero, lì c'è mia madre, c'è mio padre. C'è Sofia. Non ci sto capendo niente. Bata, lo sai, vero, che tu e Franco siete... siete miei amici, siete come fratelli per me. Sì. Sì, e so che c'è qualcosa che non va, ma di fatto non so cosa. Raccontami. Se tu avessi informazioni che riguardano un tuo amico, informazioni che questo amico, un amico del cuore, dovrebbe avere, ma che potrebbero danneggiarti, cosa faresti? Perdonami, insomma, mi dispiace non poterti stare vicino come dovrei, ma... so che non è una scusa, però lo sai che sono preso dalla partenza per il Brasile. Comunque, il mio consiglio faccio è che... se devi dire qualcosa a qualcuno, fallo. Fallo e non pensarci più. E un'ultima cosa. Ti voglio bene, fratello. Anch'io. Sì, Nico. Basta, ho detto, basta, è chiaro. Glielo dici che dobbiamo fare guerra alle streghe? Come? Avevano organizzato un piano per smascherarle, ma non è riuscito. Questa volta bisogna insistere. No. Ah, me ne vado da Roberto. Senti, Nicola, hai già pensato a cosa regalare a Flora? No, purtroppo no. Tu hai qualche idea? No, nessuna. Ma deve essere un bel regalo, qualcosa di grande, ok? Con tutto quello che sta passando, poverina. Voglio che sia una sorpresa. Pronto? Pronto, Franco. Hai un secondo? Che succede, Faccia? Noi due dobbiamo parlare, è importante. Stavo andando a dormire, è urgente? Franco, ti ho appena detto che è importante. Se ti dico che è importante, devi darmi ascolto. Per favore. Ma guarda un po' la quantità di cianfrusaglie inutili che colleziona quella servetta di... Ferma, Delfina. No, non toccare, non toccare. Potrebbero avere dei poteri magici. Ferma. Perché non te ne vai? Vattene avanti, forza. Perché fammi questo favore, cos'è, vai. Cos'è questa insistenza? Ah, ma certo, vuoi restartene solo soletto con la tua Flora? No, ci risiamo un'altra volta. Sai bene cosa voglio. Dobbiamo incastrare Massimo. Dobbiamo sorprendere quei due che si baciano. Così dimostreremo l'infedeltà coniugale. Tutto sì. Chiaro? È questo che Io voglio. Io spero solo... che Bonilla stavolta usi un po' di cervello, perché... Perché? Avanti, dillo. Perché Bonilla non è in grado, non è colpa sua. Quello non ci arriva proprio. E cosa pretendi che faccia? Sentiamo. Che ti piaccia o meno, è questo che abbiamo. Quindi certo, cerca di fartelo andare bene. Perfetto. Quei mocciosi mi hanno impiastrato tutto. Mi sono dovuto cambiare. Che ci fai qui? Dammi la macchina fotografica. Ce li ho in pugno ormai. E sai perché? Perché resto dove devo, non come te, sciocco. Ma la luce?
Visto? Che ti dicevo? Patetico, sì, patetico. Lo so. Perché non mi lasci di nuovo in timone di questa barca? Spiegamelo! Lolo, no, succederà presto, amore. Dammi te un bacio. Lo prometto. Dammi un bacio. Come? Un bacio e mi calma, un bacio e mi calma. Ti do tutti i baci che vuoi, ascoltami. Non è giusto, ricordati però... quello che siamo, non scordartelo. Non puoi dimenticarlo. Non fare così, no. Vero tesoro. Mi hai baciato il mento. Li abbiamo svaligiati. E allora la finta donazione di midollo a mia suocera. E quello, il dragone rosso di Cricoragan e la maledizione. Che ridere da me. E tutte le parti che hai interpretato. L'idraulico. L'idraulico. E il sordo. Anche il sordo modo. Amore, hanno creduto tutto. Che sono? Ma come si fa? Pronto? No, no, mamma, è che sono in cantina, c'è poco segnale e non ti sento bene. Ma che dovevo fare? Preferivi saperlo da qualcun altro, dai giornali. Su, non fare così. Non fare così? C'è da capirla, Lea, hai dato una grande notizia. Lascia fare, per favore, Flora. Va bene. Mamma, la situazione con Delfina era insostenibile, non ce la facevo più e poi si è rivelata essere una bugiarda. Ci ha ingannati, la donazione di midollo era solo una farsa, non ha donato niente a nessuno. Ma io non lo voglio, il tuo permesso. Ti sto solo dicendo che è finita con Delfina e che ora sto con Flor. Quindi, che ti piaccia o no, è così. Ciao, mamma, ciao. Ehi, che caratterino che abbiamo. Non credevo trattassi così tua madre. Lasciami stare. Perché? Altrimenti che cosa mi fai? Vuoi sapere che cosa ti faccio? Direi di sì. Ecco che cosa ti faccio. Basta, questa è la penultima volta che mi dai un bacio senza chiedermi il permesso. Hai tempo un mese per perdere questo viziaccio, perché non mi un piace mese? Per niente. Beh, io sono come te, Flor, inflessibile, ma anche tenero e affettuoso, se te lo meriti. Massimo, a me piace così come sei, te l'assicuro. Anche tu. Bene, andiamo a controllare se Evaristo ha fatto quello che gli abbiamo chiesto. non ancora. Aspettiamo un altro pochino, amore. Un altro pochino? Sì, perché non mi dai un altro anticipo del mio regalo di compleanno? No, signorina, te l'ho già dato l'anticipo. Andiamo adesso, dai. Va bene, come vuoi. un bacino ancora, aspetta un altro pochino. Stupidi, l'amore, che stupidaggine. Li ho beccati, ho beccato quei due in flagrante. Te lo do io il regalo di compleanno, siete rovinati. Malala, allora, ce l'hai fatta? Non fallisco mai, non sono mica come qualcun altro. Intendi dire che quel qualcun altro sarei io? Sta zitto, è meglio. Vedi di non fallire di nuovo. Trova un posto dove sviluppano le fotografie in un'ora. Va, prendi le foto e torna immediatamente, perché questo è il nostro asso nella manica. Stai tranquilla, Malaluccia. Lo sai con chi stai parlando? Meglio che non me lo ricordi, altrimenti mi lancio dal decimo piano. Va, per favore, va! Ora vado, tranquilla. Di qua. Come faccio a sopportarlo? Sì, faccia, ho capito, però ascoltami e stammi a sentire. Io ti prometto che domani ci vediamo e parliamo per fa... Sì, ora vado a dormire, ok? Ciao. Raccontami tutto. Stavo parlando con Olivia, insomma... Sì, certo, parlando, che in realtà vuol dire... No, davvero, Nico, stavamo parlando come due amici e stiamo male per questa situazione. E faccia, vi ha visti? Sì, esatto, e avrà pensato di tutto. E ora vuole fartela pagare. No, vuole solo parlarmi. Tu cosa dici? Dovrei dirgli la verità oppure no? La sa già la verità. Tutti hanno capito come stanno le cose, Franco. Ho provato a dimenticarla, ma niente. Ti garantisco che se potessi la cancellerei dal mio cuore, ma non posso. Non sono io a decidere. E anche se l'amicizia con Faccia non è come un tempo, io non posso nasconderglielo, capisci? Fa uno sforzo e dimentica Olivia. Non dirgli niente, poverino, lo distruggerai. Ma se ti ho detto che non ci riesco, non merita questo. Non se lo merita. Io gli dirò la verità. Questo farò. Domani lo guarderò in faccia e gli dirò che quello che provo per Olivia non finirà mai, Nicholas. Signore! Signore, allora, missione compiuta! È tutto registrato! Li abbiamo svaligiati! E allora, la finta donazione di midollo! Molto bene, bravo Evaristo. Domani chiamiamo il giudice e gli facciamo ascoltare il nastro. Perfetto! Sei un genio! Oh. Grazie, lo so! Ecco, grazie, un genio di scampo, tesoro! Li abbiamo in pugno! Lorenzo, credo che ora tu possa andare, no? Hai fatto quello che dovevi. No, in realtà no, dovevo parlare con Florenza. Ormai è tardi, domani lavoro, non come tanta gente che non fa nulla. Come ad esempio i pensionati, certo, i pensionati. Vieni, ti accompagno alla porta, andiamo.
Allora parleremo un'altra volta. Certamente. Va bene. Ciao Lorenzo, grazie lo stesso Ciao. Di essere Ciao. Venuto. Bene, direi che è ora di andare a dormire, no? Sì, sì. Sono abbastanza grande da decidere da sola se andare a dormire. Allora fate voi. Bene, mi raccomando, fate la pipì, lustrate i canini e preparatevi per domani, perché sarà un giorno memorabile. Oh! Vergogna! A dopo. La nostra prova? Eccola qui la prova, c'è una foto di quando sì. si baciano. Boniglia la va a sviluppare, sì. domani la mostriamo al giudice e addio Flor, addio Massimo, addio ragazzi. Boniglia, ascoltami sì. bene. Sì. Fai molta attenzione perché ti giuro che... tranquilla, stai parlando con un professionista. Ora sviluppo le foto e tutti sapranno la verità. Sogni d'oro ragazze, sarà molto meglio per te che niente vada storto, mio caro Boniglia. Nessun problema, fidatevi. Sviluppo la verità e si saprà il rullino. No, sviluppo il rullino e si saprà la verità. Col guccio bello. Comunque vada, tu resterai nel mio cuore per sempre. Congo, Congo. Ehi, aspetta un attimo, Congo. Congo, un secondo, Congo, devo prendere. Non c'è più. No, Congo, non ci credo, dov'è? No, apri, Congo. E adesso, Conguccio, per favore, per favore. No, vieni con me, Congo. Non può essere. Corriamo, se se ne accorgono alla fine. Congo, collabora, per favore. Conguccio, per favore, apri la bocca e sputa il rullino. Guarda, ti avverto, sono cavolacci amari, Conguccio. Come mai sei ancora qui a perdere tempo? Ti avevo detto di andare subito a sviluppare quelle foto. No, è solo che aveva fame, Congo, gli do da mangiare e poi corro come un fulmine a sviluppare il rullino. Ma che mi importa, figurati, va a sviluppare quelle foto, avanti, d'accordo. Cuccia, bene, fate, sì, porta, vado. Sparisci. Perché proprio a me? E tu cosa vuoi? Bussa via. Congo, Conguccio, Congo. Congo, 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 vieni, vieni qui, vieni qui, bello, shh, così, bravo, vieni da papà, non mi obbligare a usare i miei metodi infallibili, apri, apri, non fare resistenza, Congo, guarda che è meglio per te, Congo, 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 mi vedo costretto a fare un sacrificio che mi sarei risparmiato, sì, fai il finto morto. Ma perché è così in ritardo? Non vedo l'ora che senta la registrazione. Senti, facciamo una cosa. Va a controllare che la cassetta sia perfetta sì. e che si senta tutto. Dov'è? Io vado a fare pipì. Torno subito. Ragazze? Ragazze? Mie compagne di crimine, ecco qui le prove che ci assicurano la vittoria! Finalmente ho fatto qualcosa di buono. Non ti sembra di trattarmi un pochino male a volte? Sta zitto. Vediamo. Allora... Perché avevo detto? Sì, sì, tesoro, è meraviglioso. Sbrigati, chiamiamo i giudici. Sì, se ti azzardi a perderle ti tagli i viveri, tesorino. Andiamo! Yuppie. Sono un genio. È inutile negarlo. Perché hai in mano una busta con la cassetta? E ora che faccio? E Boniglia? Sì, che c'è? Boniglia? Quanto sei carina! Di che colore hai gli occhi? Perché non mi ero mai accorta che sono... Dipende dal tempo. Ah. Di un po', solo ora ti sei accorta che sono bellissimo. Sì, solo ora purtroppo. Che Boniglia, ascolta, perché non ti giri un attimo così posso ammirarti certo. meglio in tutto il tuo splendore? Infatti gli occhi. Presa! No! Serve sta furbetta, torna subito qui! Ecco fatto. Non ci fanno
Massimo con la nostra busta. Mai fidarsi di Bonilla. Ci penso io. Segui me, tesoro. Oh, Massimo, cercavo proprio. No, ora non posso. Ci dai, mi hai sporcato tutto. Lascia, faccio io. Ce n'è bisogno. Andare con la busta. Accidenti. Due buste. Signor giudice, salve. Salve a tutti. Salve, tutto bene? Allora, signori, perché mi avete fatto venire? Per questa! Perfetto. E cosa c'è in queste buste? Sì. Vuole sapere che cosa c'è? Glielo dico. Ora lei si renderà conto di chi è davvero Delfina Santisana. Si prepari a scoprire chi è il conte Calderon della Hoya? La finta donazione. Adesso basta. Volete dirmi di cosa si tratta? Ecco, niente, vedi. No, non è Quattro giorni. Ma non è finito ancora. Veramente, Franco, questa è la concezione avanguardista di uno spazio pubblico. E se si rompe, mi ammazzo. Ti è venuta qualche idea per il compleanno di Flora? No, a dire il vero no. Ho la testa altrove. Comunque, te lo confermo. Oggi dirò tutta la verità a faccia. Sì, io sono stanco di mentire. Gli dirò quello che provo per Olivia. Hai ragione. Perché mentire? Per non far star male qualcuno quando poi magari scopre che gli hai mentito e sta peggio. Le bugie hanno le gambe corte, invece la verità è lunga. Ok, basta, Nicolas. Ho capito. Prendi fiato. Beh, Franco, allora buona fortuna. Con faccia. Grazie. Ciao. Amore, ciao. Ciao. Ecco, avevo bisogno di un tuo bacio prima di andare a scuola. Mi hai un po' trascurata ultimamente. Sì, hai ragione. Dovrei dedicare più tempo a quello che conta nella mia vita, cioè a te. Oh, sei un vero tesoro. Ma tu come stai? Bene. Un po' stordito, ma bene. Sì, bene. E tra noi due va tutto bene? Che cosa ti prende, Franco? Contemplavo la tua bellezza, tutto qui. Quanto a noi due, certo che va tutto bene. Per quale motivo non dovrebbe? Palla grande. Ti amo. Ora vado, altrimenti arrivo tardi. Ciao. Ok, ciao. Faccia! Sì? Ti stavo cercando, ho bisogno di parlare con te. Voi siete completamente fuori di testa. Sono stato via 2 giorni, solo 2. E che succede? Fate impazzire i miei colleghi. Mi chiamate per dirmi che avete delle prove da mostrarmi e poi le distruggete. Con voi non c'è rimedio. Ma signore, No, lei niente. Signori, in questa casa sembrerebbe che non ci sia una sola persona adulta e responsabile con un briciolo di cervello. E a questo punto io credo che allontanerò quei poveri ragazzi una volta per tutte. No, lasci che le spieghi. Ora per basta, favore. Mi avete stancato tutti. Buongiorno. Ah, ecco, l'ennesima conferma. Siete soliti lasciare gioielli di valore in giro per casa? Aspetti! Che cosa ci fate voi tre nascosti lì sopra? Come vi è saltato in mente di fare una cosa del genere? Era un trabocchetto per Delfino. Sì, il giudice poteva farsi gli affari suoi. L'abbiamo fatto per smascherare le streghe e facilitarvi il compito. Vi avevo detto di non fare niente, invece guardate che avete combinato. Andate a scuola, avanti, veloci. Ma noi, mi sembra giusto quello che è successo al giudice per colpa vostra? Un giudice della nazione, rispettabile, direi onesto, che non ascolta i suoi cittadini. Corruzione, ingiustizia, dove finirà questo paese? Giustizia sarà presto fatta, Bonilla, non la scamperete. Hai capito bene, tu sei la prima responsabile, Delfina. Finirai in carcere. Ma sì, finirò in carcere. Esatto. Dimentichi che ho una bella foto di voi due che vi baciate. Conte traditore. Se non sbaglio è stata fatta in 1000 pezzi. Non ci dispiace voi, ma l'unica vera prova è in mano nostra. Perché noi abbiamo i negativi. Ah, sì? È vero che abbiamo i negativi? Sì. A che servono i negativi se abbiamo la copia che hanno? Tira fuori i negativi. I negativi? Conte minimo, andiamo. Ecco. Che negativi, cosa dici? Allora i negativi. Sì, no, molto meglio essere positivi. No, io ho capito bene. Io ti ammazzo. Insomma, aiuto! Qualcuno mi aiuta! Ma non è
rispondere. Coniglia! Pronto? Ciao, Delfina. Li abbiamo incastrati. Ah, Lorenzo, sei tu. Vieni subito qui, per favore. Non ce la faccio da sola. Le cose sono andate male e Boniglia ha dato il colpo di grazia. Ah, questa essere ottima notizia per Conte e Promisienka. No, e poi come se non bastasse ci hanno registrato mentre parlavamo in camera. Flor sa tutto. La servetta è il Conte tonto e chi più ne ha più ne metta. Quindi ormai non abbiamo più scampo. Non lo so, io spero solamente che non abbiano saputo che siamo sposati, tu che ne dici? Non devono sapere che sei mio marito, che sono tua moglie, perché sarebbe la fine. No, tranquilla, se Massimo lo sapesse saresti già in carcere. Non lo so, sì, potresti avere ragione, ma purtroppo non ne abbiamo la certezza. Quindi Flor sa tutto. Non ti devo parlare del compleanno di Flor, che è importante, sì. Ma c'è qualcosa di più importante. Sta succedendo qualcosa tra di noi e credo che sarebbe meglio parlare. Sì, siamo d'accordo. Franco, io avrei una domanda da farti e vorrei che mi dicessi la verità. Dimmi. Senti, lo so che stai con Maria, che stai bene con lei e che Olivia è il passato. Ma devi essere onesto ora. È molto importante per me. Se potessi stare con lei, ci torneresti? Va bene, sarò sincero, così la finiamo una volta per tutte con questa storia. Ecco. La verità è che Olivia ormai appartiene al passato. Io sto benissimo con Maria, davvero. Le piaccio e io piaccio a lei. Che posso volere di più? Franco, smetti, la mentira non serve a niente. No, per favore. Ti sto dicendo la verità. Io sto benissimo con Maria e poi dal momento che io e Olivia siamo cugini non può più esserci niente. Il discorso è chiuso, non ci penso neanche più. Ne sei sicuro? Sì, faccia sì. Beh, ora sta a me dirti una cosa molto importante. Cosa? Avanti, parla. È una questione seria. E riguarda te, Nicholas. Non va bene, non va affatto bene. Ora che sanno che noi sappiamo, si tuteleranno, non commetteranno errori. Sì, noi sappiamo che loro sanno e loro sanno che noi sappiamo, ma non ha importanza. Quello che conta è che il giudice consideri noi dei poco di buono. Sì, hai ragione. Dobbiamo dimostrargli che Delfina è una falsa, è una truffatrice. Ma come facciamo? Come? Non lo so, pensiamo a qualcosa. Attenzione e silenzio. Io avere notizia grandiosa. No, Greta, sì, Greta, no, veramente, magari cose Nine, io te devo raccontare cosa ho sentito dire a strega piccola. Che mi odia per caso, lo so già, grazie. Comunque non mi interessa, ho cose più importanti a cui pensare ora. Se io dire che avere notizia grandiosa è essere grandiosa, cipicchio. Io ho sentito strega Delfina parlare con Lorenzo a telefono e dire chiarissimamente che niente. Sono complici, sì, certo, aliati, non ci dici niente di nuovo. Greta, mi dispiace, ma già lo sapevamo. Nine. Che essere sposati. Cosa? Strega Delfina e Lorenzo essere marito e moglie. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que... Winx Club, magica avventura. Dal 29 ottobre nei migliori cinema in 3D. Dormiti, tra poco su